Mario, non hai la maschera! Fammela mettere! Fermati, fammela mettere, dovevo respirare al viso! Non può, adesso secondo me non la puoi mettere più, fermi tutti, non fate nulla, fermi! Guarda qua, eccola vedi, qua! Se non metti la maschera ti sparo in bocca, Mario, per favore! Oh, eccola l'ha qua! Messa, l'ha messa, l'ha messa! Bravo, molto bravo, molto bravo! Vedi come sono bello? Molto bravo! Allora... La maschera di dinosauro a Mario è tipo una punizione, perché lui odiava il nostro dinosauro dentifricio. È vero, ma è te vero. La becchi in faccia a te. Ma questa è bella, è colorato. Tutto il dentifricio, sì, tiè, dal tubetto. Allora, oggi si fa il nascondino con i furgoni da clown. Purtroppo l'unico clown tra noi è questo qui. E indovinate un po', non fa ridere mai nella sua vita. Ma io. Fa piangere. Quindi il primo a cercare vorrei essere io, mentre il secondo stavo pensando Mario. Potrò, sono indeciso, vedremo un po' come si comportano tutti quanti. Quindi io prendo il mio furgoncino da clown e mi metto faccia al muro. Voi nascondete, prendetene uno anche voi e andate dove vi pare, ok? Va bene, allora io scelgo, vi dico, quello col polpo. Allora non me ne frega niente di quale scegli, però andate a cercare. Prima di tutto devo togliere il radar, perché altrimenti starei barando giusto come uno sporcaccione. Anche voi dovete toglierlo, però, mi raccomando. Così. Sempre tolto. Bravo, sei molto onesto oggi, sappiamo tutti che non è vero. Io non guardo, sto qua faccia al muro, potete andare dove vi pare, però basta che rimanete nel quartiere, che è questo qui, il quartiere è un po' povero, no? Vedete, ci sono tutte le case un po' certo, sfondate. Certo. Okay? Vado a casa di Stefano allora. Bravo, vai a casa di Stefano che abita da queste parti. E io non guardo, ancora sto qui che non guardo niente. Pronti? No, aspetta! Anna sta parlando dal bagno. Anna, t'aggiusti un pochino, che cosa ne dici? Non sto parlando dal bagno. Brava, vedi, vedi poi come cambia. Dice prima non è vero, poi dopo si sistema. Complimenti, sei molto onesta. Pronti? Io vado. No, sono tornato da te. Dai, non posso darti altri minuti. Mi dispiace, sto partendo. Cioè, sei cretino, parti. Scusa, perché sei sgamalo tornato da subito, me? Subito, sgamalo subito. Cioè, se ti sgamo io ti faccio esplodere. Cioè, non me ne frega niente. Guarda, ho fatto che... il giro tondo. È un problema tuo. Cioè, questo è un. È sicuramente dovresti andare da un dottore a farti sono controllare. Vabbè. Senti, allora. Stai zitto, vai. Silenzio. Allora, sto cercando, non voglio sentire le ragioni. Dunque, chi trovo, trovo, Io lo sapete che sono anche spietato. Mi auguro che voi siete rimasti nel quartiere povero e malfamato, poverissimo, vero? Poverissimo. Perché comunque è molto grande. Che c'è? Cosa? Bah. Questo o è qualcuno che è parcheggiato qui o è un cretino, perché secondo me è un cretino. No, non sta facendo. È un cretino, ma non è una volta. Non può essere Mario. Ma perché? Perché? Ma ti pare, ma se era un buon nascondiglio, ma secondo te? Cascaci, no, uno parcheggia là sopra. Secondo te era un buon nascondiglio? Cioè, cacchio, questi furgoni sono più visibili di un evidenziatore? Cioè, sono un glow stick nella notte. E tu cosa fai? Ti metti lì dietro. Eri perfetto, è veramente bravo, complimenti. Oh, grazie. Guarda, almeno voglio andarmene. Ti ho risparmiato, sappilo. Sappi che ti avrei potuto uccidere. E ho scelto di non farlo. Non riesco a trovare un altro posto da infilare. Effettivamente vi devo dire la verità, non è un posto è tanto difficile, anche perché poi il furgone è grosso. È molto colorato soprattutto, quindi è difficile riuscire a trovare un punto. Ma non intelligente. No, io non t'ho ancora visto. Tu però non mi dare indizi, cioè te lo chiedo io se ho bisogno di qualcosa, Tu non ti preoccupare di niente. Allora, se tu fossi stato fermo, magari io non ti vedevo chi cacchio è qua dietro. Sempre Mario. Ma cosa stai facendo? Fermati che io devo giocare alla tastiera. È scomoda per guidare sto coso. Ho capito, diamo la colpa ai tasti. Diamo la io colpa ai tasti. Io gioco con la tastiera, non ho alcun problema. Ma poi infatti non è che devi andare tanto in giro. Dovresti solo trovare un punto dove nasconderti, restare fermo. Dammi un'altra chance. Dove sei? Ho capito, non c'è 2 senza 3, ma non esageriamo. Basta però, non te ne darò altre. E poi gli altri, cioè io sto trovando solo Mario. Il che mi fa pensare che Anna e Loki siano nascosti bene comunque, perché insomma. Ma siete siete nella zona delle case piccoline. Praticamente non ho fatto neanche 100 metri. Ok, va bene. Ma io vi domando. Se vuoi ti posso dire dove stanno. Loki, non mi... Allora. Lo so che fate schifo tutti e due. Lo so che tra tutti e due siete più sporchi di una pozzanghera di fango. Ma secondo te di chi vanno a dire? Di me, tutte e due. No, volevano dire uno dell'altro a vicenda. Perché sono veramente due persone ha iniziato orribili. Lui. Lo so, infatti Mario fai veramente schifo oggi, eh. No. Cioè, non lo so, però vergognati. Vergognati veramente. Io non sto trovando nessuno, cioè. So che siete qui, da qualche parte. Lo so. Però non vi trovo, cioè. Siete stati piuttosto bravi. Però grazie. Una cosa voglio dire. No, Mario, quante tu no. Grazie. Mario, tu no, assolutamente. Tu ma no. Perché? Tu l'unico no. Assolutamente tu no. Però una raccomandazione: Loki e Mario non siete insieme, giusto? No. Okay. No, però no. Ci vediamo, ci teniamo vabbè, d'occhio. Ok, questo era meglio se non me lo dicevi. Però l'importante è che non siete insieme. Oh, porca miseria, eh. Difficoltoso. Ma ditemi una cosa: negli ultimi. Ti vedo.
Ok, grazie dell'indizio. Bravo, complimenti, ma dici pure dove stiamo. Non istante. Ci dire niente, non ci dire niente. Piccelli? Che paura! Dai, è sempre lui! È sempre impossibile! Mario! Ma dai, ma è spaventato, stava a fare gli affari miei. Allora, io direi qua dobbiamo far partire una votazione, perché Mario è un pippone nel nascondino, cioè non c'è altro modo di dire, quindi dai, scriviamo. È anche la prima volta che si nasconde con un veicolo. Mario è pippone vero. Nel nascondino, cioè secondo me va proprio scritto pippone, magari perché no. Perché sei uscito dal furgone? Perché voglio dare un'occhiata qui da vicino, perché tu ti devi mettere in un angolo e non guardare niente. Mi metto qua sulla macchina. Boy of the Hood. No, sei lì, No, quello è un furgone che ho parcheggiato per dissuadermi. Sì, non ci sono io lì dentro. Guarda, allora ci tiro un missile. Ci tiro un missile. Puoi fare quello che vuoi, tanto io non sono lì dentro. Guarda che ti vedo, c'è la barra della vita sopra il furgone, Loki. Se non te ne vai, ti tiro un missile. Non ci sono le barre della vita. Loki, tiro il missile. Ti posso giurare che no. Ma sei un cretino! Ma sei cretino! Pensavo non ci cascassi. Appunto, non ci sono cascato. Cretino. Dai, ma non è possibile, raga. Cioè, veramente. Ma siamo seri. T'ho dato la possibilità di vivere. Cioè, come se ti arriva un malavitoso, ti guarda in faccia e ti dice: oh, se non stai zitto ti sparo in bocca. E tu cosa fai? Oh no, mi piace la banana. E ti spara. Posso salire sul furgone? No, dovete stare tutti e due, faccia al muro lì, perché siete due bambini esclusi anche dalla peggior specie. Contatevi le dita dei piedi, arrivate finché non vedete che ne avete 20. Forza, okay. Tutti e due, ognuno per conto suo in silenzio pure. Guarda te che persone veramente tristi, cioè, boh, Anna, meno male ci sei tu, infatti. Cioè, grazie, lo so. Dammi un che po' io... di vita, parla. Non ti preoccupare, allora, io vuoi qualche indizio, perché io non ho detto niente finora, sì, a parte che mi sono mossa indizio. Poco. Vorrei qualche indizio, grazie, allora, un indizietto. Allora, per trovarmi nel posto in cui sto, ho dovuto varcare un paio di cancelli. Puoi parlare italiano, per favore, cioè, non lo so, sono ogni tanto... Sono passato attraverso un cancello. Grazie, grazie mille. Che cavolo, guarda, già non parla mai, poi quando se ne esce, ho dovuto varcare, cosa sei a Mordor, eh? Certo! O con la E. Mordor con la E. No. Ecco dove è Anna. Che è la frazione di Mordor, vicina. No, ci sono arrivato molto vabbè. Non l'ho capita. Bene. Com'è Mordor con la E? Mordore? Anna è malata, poverina. Perché? Lascia stare. Mario, conta le dita! No, l'ho contate. Conti, quante ne hai? 20. Non è vero, ce ne hai 10 ancora. Continua a contare. Ci vede doppio Mario. Poverino. Sì, perché è forse per quello che non riesce a nascondersi. Guarda, può essere. Vediamo se magari Anna è qua. Perché qua mi sembra un ottimo nascondiglio, effettivamente. No, strano. Riguarda la questione dei cancelli di Mordore. Guarda, mi sono incartato un pochettore. Quindi potrei avere qualche problema qui. Aspetta. Raga, ho buggato il furgone. Il furgone. Un attimo. No. Me ne vengo a prendere un altro in molta tranquillità. Allora, Anna, in tutto questo andare in giro, Mario, vai. Ma mi sono mossa. Ti stavo per aiutare in buona fede. Vatti a contaste, cacchio di dita dei piedi, ok? O cos'è? Hai le piedi palmati come le anatre? Conta. Le piede palmate. 18, vedi Loki come è bravo 20. A contare. Loki, a quanti sei arrivato? 16. Bravissimo, vedi che piano piano a 20 ci arrivi. Allora Anna, ti stavo chiedendo, tu mai vista in tutto sto tempo? No, non vista. Anna se n'è andata proprio da Anna, qua. Infatti, ma sei? Ho cambiato città. No, io sono qua intorno. Se vuoi apro la mappa per vedere se ti vedo adesso in questo momento. Spara un flare in aria. Va bene. Ma sei matto? Sto nel furgone. No, va bene che guardi la mappa però. No, non ti vedo. Non mi vedi. Ma sarà andata lontano a sto punto, perché non è possibile. Io ho girato in lungo e in largo, non l'ho vista. Cioè, ti ho detto che per entrare qui ho passato un cancello. L'ho capita questa cosa. Ma di quelli che si aprono cancelli. E chiudono. Un cancello automatico? Ma allora non sei nel quartiere povero, scusami, Come no? Scusa, no, non ci sono cancelli che si aprono e chiudono qua. Un altro po' non hanno neanche il gas in casa, scusa, ma dove sei? Ma non è vero, cioè io veramente ho fatto neanche 10 metri per arrivare qui. Raga, secondo voi sta barando, perché io... E qua non ci stanno cancelli automatici. I cancelli automatici, no. A meno che il quartiere non è quel rettangolino piccolino. Anna, non è che sei entrata nel parcheggio? Non è un parcheggio. È un parcheggio. Anna, qua sei nel parcheggio? No, non è un parcheggio. Anna, sei nel parcheggio? Non è un parcheggio. Beh, io sono... Ti dico cosa vedo? No, non mi devi dire nulla, però...
Siamo sicuri che non sei entrata in questa cosa che a me sembra tanto un parcheggio ed è a livelli e si può scendere? No, 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 assolutamente no. Perché sarebbe anche fuori dal quartiere povero, cioè... effettivamente però qua ci sono altre case povere, quindi tecnicamente potrebbe pure essere, ma un cancello che se si apre. Se poi ti dico allora sono dal lato... Aspetta, cioè, no, 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 non voglio altre aiuti, te lo chiedo io, ma il cancello si è richiuso dopo che sei passata? Sì. Porca miseria, ragazzi, cioè non lo so, non lo so. Nascostia, vuoi un altro indizio? Mi sentirei un po' umiliato, però sì, dammelo, perché okay, sennò... Ok, allora, la più. Mia zona si trova dal lato vicino al fiume, quello che va in giù. Vedi? Il fiume? Sì. Ma voi avete visto un fiume, scusate, Locario? Perché... ma io sì. Dalla mappa lo vedo! Bella questa ship! No, che schifo! Oh, no, basta, due! Guarda basta, che Mario ne ha già troppe, c'è va intruso bene, ti dico stereo. Cosa vedo qua intorno, visto che tu non puoi usare la mappa. Aspetta, ho visto il fiume, qui, è qui il fiume, mi pare. Ma che poi non è il fiume, è la fogna. Sei qua, Anna? No, no, allora... quello è il mio. Io vedo dei container. Mario, dove le dita sono. Dei piedi, ci sono porca... dei container. Loki, cerca le dita per strada, vedi, con la lampadina. Sue che non... No, non è capace? No, raga, no. Anna, non so dove sei, non, se, hai barato sicuro, eh. Ma hai non barato. È possibile! Ma scusa, hai superato il cavalcavia? Che passa sopra no. Il fiume? No. Sei sotto il cavalcavia? No! Questo ma secondo me mi sto muovendo. No, 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 mo voglio vedere dov'eri, non ti muovere per e carità. Se ti trovo ti porto. No, no, se, ti, se mi trovi ti fulmino. Rimani dov'eri, voi altri due con tanti di dita dei piedi. Andate in giro a piedi e vedete se tanto, magari la beccate voi, capito? Stiamo piedando. Piedate, che tanto avete tante dita, andate allora, veloci. Allora, io ho visto che c'è un posto che si chiama Atomic. Atomic. Sì. Ho trovato il cancello che si muove, forse. Dove, Marione? Sì, l'ho trovato. Dove? C'è presente la fogna? Sì, certo. Vicino, vicino. Ma che cacchio vuol dire la vicino? La strada che costeggia sotto il cavalcavia. Sotto il cavalcavia? Anna, sei andata sotto il cavalcavia? No! Io tocchi. Allora non è lì, Mario. Anna è andata in un'altra città, probabilmente. Cioè, non è possibile, no! Raga. Ma perché di cancello che si muove questo? Ho trovato. Cioè, non è probabile quello che sta succedendo. Cioè, secondo me ci ha preso. Mario, in c'è un aspetta! Negozio Atomic vicino? Negozio Atomic. Negozio Atomic. Negozio Atomic. Ah! No, la mia è tipo io l'ho visto il negozio Atomic. Zitti che ci sono. Oh! Eccolo qua. Mi sa che l'ho trovata. Però il cancello qua non si era richiuso. Era ancora per. Eccola là, guardala là. Aspettate, guardala no, là, no, l'ho, no, trova- no, no, l'ho trovata, l'ho trovata, lo sapevo. Guarda che era tutta inzavata, tutta insegnuta. Erano un po' sono legit. No, era onesta. Era onesta. Era vicinissima. Era onesta. È vero, raga. Era vicina. Era onesta. Allora, adesso oh. Dobbiamo rifare l'attività per far partire. Ma io vedo rosso e badabeo. Oh, secondo round. Visto che ha fatto veramente schifo, per il secondo round cercherà Mario. Ok, e vai. Mario. Bene. Allora, tutti noi prendiamo un furgoncino. Io voglio quello che. Non dico. Quale? Anna, prendi un furgoncino. Aspetta, sto scegliendo, mi hai rubato il mio. Ma ti vede Mario? Vabbè, vabbè, io non Mario. Guardo, non mi raccomando, guarda il muro, chiudi gli occhi. Chiudi il muro e guarda gli occhi, mi raccomando. Vai. Non barare, però mi raccomando, Allora io direi, Lion. Guarda, ti vedo. Brigatevi. Non mi piace Loki. No, no, poi? No. Poi ho capito, va bene, ci può stare, ci può stare, ci può stare. Però io ti dico, io vado un leggermente oltre, cioè alla fine se ci fate caso la zona povera si estende anche al di là. Ah, mo si estende, quando mi dovevo nascondere non si estendeva, La zona povera si estende anche al di là della ferrovia, ok? Quindi fratello dei fiori, devi essere pronto ad andare anche un po' più oltre, fin dove vedi case povere. Sì, amico mio, puoi partire, secondo me. Ok. Anna e Loki siete ok? Pronti. Insomma, però va bene, dai. È troppo tardi, va mi bene, dovevo nascondervi. Allora, Marione, mi raccomando, cerca di essere descrittivo, così riusciamo anche a capire dove sei, che a me garba sempre un po' sto capire. Per strada. Stai per strada, va bene, sei molto bravo ad essere per strada, Passo un po' di qua. Un vero artista di strada. Bravo, bravo, giri in mezzo. Ok, io non lo vedo nemmeno, Non so, ma voi altri. Il quartiere molto povero. Ah, mi raccomando. Una bella prospettiva qua. Però non aiutiamolo. Se passa, no, no. Diciamo che l'abbiamo visto, ma solo dopo almeno un 30 secondi. Cioè, capito? Che se n'è andato. Così lui non ha nessun indizio, capito? Aspetta, ma mo che è sta. Stai zitto, ti buggeriamo real good perché lo meriti. Meriti proprio. Sai cosa merita Mario, raga? Di non trovarne neanche uno, ok? Ma mo no, ti faccio vedere. Che brutto deve essere. Non è mai successo. Scusate, ma Anna, quando parlo io, perché non risponde mai a quello che dico io? Cosa c'hai, Anna? C'hai un. Ho avuto un problema grossissimo. Un budino nel cervello.
ti sei annidato. Peggio cosa di un budino nel cervello. Dimmi, mi ero incastrata tra due muri e non riuscivo più molto... Adesso sei a posto, puoi parlare, puoi uscire della voce dalla tua bocca. Oppure più cosa dobbiamo fare? Sì, bene. Allora date una sveglia. Ok, vi do una sveglia. Grazie, sì, signore, signore. Molto bene. Mi dite dove state, raga. Mario, vai. Devi andare. Proprio c'è una via, si chiama Via dalle balle. E tu devi andare proprio là, capito? E poi abitaci anche, ok? Proprio e me ne vado e vi faccio restare. Dai, Mario, allora io ti dico, non t'ho manco mai visto. Non so, magari. Io cioè, sì, l'ho visto. L'hai visto? Però come mai visto? Ok, un po' di tempo fa. Andando nella direzione sbagliatissima. Ok, Mario, giro. Devi rimanere sempre nelle case povere. Io non so dove stai andando. Ci sta passando povere. Un treno, è verso il treno. Verso il treno. Allora, ti dico, anche io vedo il treno, eh. Un po' da lontano, però lo vedo. Ciu ciu. Passa il treno. Ciao, Mario. Sta schiacciando il treno. Mario, magari già cosa puoi fare? Vai sotto il treno, così finiamo sto supplizio. Tanto ma che cattiveria! Non troverà nessuno di noi, raga. Cioè, è dici, quasi ovvio. Ne sei sicuro? Secondo me sì, secondo me è molto improbabile che lui trova qualcuno. Sicuro al 100%. Oh, cavolo, probabile. È vicino, è vicino, voi, è vicino a me. È vicino ma a chi? Ma chi è che ha lasciato il furgone vuoto? Ah, cretino, cretino. Cretino, cretino. Bravo Rocky, ma bello dai, scherzo. Dai, ma non sapevo si potesse. Mario, dai, torna verso la ferrovia. Magari trovi qualcuno, non lo so. Però impegnati un po' di più, no, perché insomma. Questo è andiamo a un colpo bassissimo. Un colpo basso, un pochino, eh. Ma lui sta a piedi, quindi. Mario, ma no, tu ne ma ho sei... preso un altro. Mario, ma scusami, ma chi è che è vicino alla ferrovia in questo momento? È lui. Io. Che ha problemi con la ritornata. E me, non ti sei accorto che qualcuno t'ha bucato le gomme? Ma guarda, ma hai bucato le gomme! No! E lui non se ne è accorto, Mario! Ti ho sparato! In sua difesa posso dire che Mario non si accorge mai quando c'ha le gomme a terra. Porca miseria! Mario, fai la sfilata, passa di nuovo nella ferrovia così vedo se... Me le hai bucate tutte! Davvero? Cioè, no, solo due me ne sono rimaste. Ok, vai, vai, dai, continua a cercare. No, ma che... è vero, una. Una gomma. Che disastro, povero Mario. Raga, mamma mia, povero Mario. Scriviamo nei commenti hashtag povero Mario. Grazie. Vai, povero Mario. Vai, però, dai, cerca meglio. Stai andando avanti e indietro. Non ti trovo. Stai andando avanti e indietro sulla stessa via. Insinuati no, un po'. No, no, Mario, no, no. Allora, dai, iniziamo a dargli un indizio. Porca se no, miseria. Allora, devi Loki, superarla la ferrovia. Loki, dagli un indizio tuo. Per tu, te. Per la ferrovia. Oltre la ferrovia. C'ha paura di sorpassarla. Che è il passaggio a livello. La sbarra ti fa paura. Loki, non borbottare. Non so se ti è entrato un baccarozzo in gola. State però. Nel parcheggio. No. No. Guarda, non so. Cioè, non è che ti diamo indizi. Ora, vabbè. Va bene che va bene. Perché non si poteva. Le case povere. No, abbiamo detto case povere. No, abbiamo detto tutto il quartiere povero in realtà, capito? Quindi. Quindi stai nel parcheggio. Vedi perché non dovevi dirlo. No. Oh, no, io. Puoi venire se vuoi. Cioè, a tuo rischio e pericolo, ma secondo me qua in queste case ci sta. In qualcuno. Queste case? Quali case, Mario? Perché io. Queste povere vicino allo sfascia carrozze. Vicino allo carrozze. Dov'è lo scassa carrozze? Aspetta, mi sa che mi sono perso. Mario si è perso. Perso lui. Mario no, fa ecco, mi sto arrivando alla ferrovia. Alla ferrovia un'altra volta sei. Ma io non l'ho visto neanche una volta, Mario. Se sto coso non gira, me l'hai rotto. Certo, rotto. Certo. Poi vedrai come fa a prenderci. Perché noi le gomme ce le abbiamo integre. Appunto, lui invece ha una difficoltà aggiuntiva. Chi è questo? Fuga, fuga. Non mi prendi mai, non mi prenderai mai. Marione, maledetto, Marione maledetto, con le tue gomme bucone. Perché siamo ti corro appresso. Va bene, voglio vedere se mi figli. Per non sbagliare gli sparerei alle gomme. A chi? A me? O a Mario di nuovo? Perché aspetta Mario, che non gira. Mario già non è che ne ha tante di gomme rimaste, Ok. Vabbè Mario, buona fortuna, sì, mi troverai sicuro, Ho visto dove è andato, se ti interessa. Allora, quindi Anna sta bravo, qua. Gira a destra Anna, adesso. Anna, aspetta, sì? Ma devi dare indizio. Ma è ingiusto. Ma ecco, perché? Perché gli hai bucato le ruote. Ma Anna, tu quale lo faccio parte sempre del così. Mio furgone vedi? Il muso. Ma che Anna schifo. Non Anna, è vero, no? Anna sta qua dietro, l'ho trovata. Vedi cosa succede, Anna? Ah, ti sta bene, bravo Mario, bravo. Dacci una lezione ad Anna così impara a dire a ma cercare di farmi solo scoprire. Becca bene. Bravo Mario, becca bene, becca bene, becca bene. Ma dove stai? Becca bene, becca bene. Ma qua... dai, non trovo nessuno, sto coso è rotto. Raga, ma è quasi noioso il nascondino contro Mario, Boh. E poi tu gliel'hai reso anche più difficile. Non mi posso muovere, questo ci metto 15 minuti. Dai, Mario addosso. No, allora Mario, poi ma sei qua? Ma porca, guarda come stai messo male. Allora però ti do un vantaggio. Prendi, un, vantaggio, prendi un nuovo furgone, dai, perché a sentirti andare in giro. Cioè arrivava la rottino, ragazzi, sentivo un rumore di metallo. I cerchioni che grattavano. Poverino. Prendi un altro, dai, un altro furgoncino preso. Ok, uno più nuovo, senza i buchi nelle gomme. Ho va provato bene. Pure la pistola e spara. Chi è? Sì, però, scusami, Cioè ma...
anche voi. Dai, ma ti ho dato la possibilità. Sei di nuovo qui. Io stavo a guardare dentro al sedile. Ma vai a cercare Anna. Il bello è che Anna ha assistito a tutta la scena e anche ha cercato di sparare a Lion. Anna! Anna! Ma non si fa! No! Anna! No, Anna, dai! Aspetta, no! Ti ammazza! Cos'è successo adesso? No! Sto scappando! Anna! Dai, mi sono incastrato! Mario! Ma dai, uno lo prenderai, no, almeno! Uno! Aspetta, uno! Me la prendo! Uno che uno! Ti è incastrata pure lei, più scarsa di me, raga! Dai, aspetta, Mario! Aspetta, non sparo! Mario! Dai. Fermati! No! Non marito! L'ho presa! Era ora, perché sai, è anche passato tipo metà del tempo e non aveva trovato nessuno. Allora, Loki, dagli un indizio tu, dai. Allora, io ho preparato una sorpresina. Gli ha messo, ha messo una bomba a terra, sicuro. Anna, vatti a contare le dita dei piedi. Sì, no, certamente. Se Mario calpesta le mie cose, cosa stai dicendo? L'ha rifatto. L'occhio è partito a parlare da solo. No. Se Amazon, Mario calpesta le mie bombe, non avrà più le punte dei piedi. Guarda che cosa stai dicendo. Perché non riesco a dire perché più non lo so, ma non dire niente, stai zitto. L'indizio. Vabbè, Mario, letto. Dai, poi non hai dato nessun indizio. Infatti, cioè, ma sei Loki, ma se io ti chiedo di dare un indizio, piedi, non mi piacciono i piedi, ok? Allora, se io ti chiedo di dare un indizio, no? Tu dai un indizio, non iniziare a parlare della sono storia della tua vita. Sono le case povere. Non è sei un cretino. Davanti al parcheggio. Guarda, se lo trovo io, lo ammazzo io. Guarda, no, sei morto. Allora, sei morto prima che mi trovi. Guarda, Mario, se vedi un furgone andare in giro, so io. Devo sturarlo. Mi dispiace, dammi solo un secondo. È un campo minato qua. Sì. Sai chi altro è un campo minato? Oh, il treno, attento! Porca miseria, mi stava per tamponare quel treno. Allora, ascolta me. Probabilmente lui è qui dentro. Perché? Ti dico subito il motivo. L'infame ha piazzato delle piccole bombe. Infatti, se vedi di lì, cosa? Mi sembrava di vedere una mina. E no, sicuramente, stai attento, Mario. Si sente anche il rumore. Non mi muovo. Si sente il rumore. Si sente un sacco di rumore di mine. Cioè, ma quante ne messe? Così? Una scocchiera di bombe. Dove sta? Lo dobbiamo sgamare malamente. Ce n'è veramente una scocchiera. Oh, cacchio! È qui di fianco. Ma l'ho visto. Lì dove? Oltre il muro, È pieno di mine, è pieno di mine. Non so più dov'è, però. Porca miseria. Mi sono perso allora. Aspetta, passo di qua. Dov'è che, questa mappa comunque, cioè, sembra tutta uguale, non si capisce niente. Dov'è il treno? No, Loki, dov'è? Mario, hai capito? No, ho fatto la giocata sporca. Ma lui è così, lui è veramente lurido. Però hai capito dov'era, no? Da qua, no? Il muro. Yes. Il muro? Aspetta, lo vedo. Lo vedi? Come mi vedi? Davvero? Aspetta. Lo vedo sul tetto, scassalo! Mi ha sparato! Pagliaccio sul tetto! Dov'è? Ma porca miseria! Pieno di bombe! Mario, l'hai ucciso? No, ma sta qua. Senta, non vale scendere dal furgone, però, Come non vale? Tu prima sei sceso. Ma io sto dicendo a Loki. Mario. Allora. Chi si nasconde? Lui nasconde. Gli tiro questa. Fuori come dal furgone. Come faccio a far scoppiare le bombe io? Con G, Mario! G! Oh, mamma no! T'ho preso? Alla fine. Oh, sono fortissimo! Tecnicamente manco io da prendere, Mario. Perché, scusami, però sì, io non sono stato preso, quindi... Ma Anna, vieni, Anna, vieni, vieni. Arriva, aspettami! Monta a bordo. Giusto. Sto arrivando, Non si poteva fare. È vero, scusa. Anna, grazie mille, molto gentile. Prego. Marione, allora, devi prendere l'ultimo laione, ok? Ok. Ricorda che è piuttosto difficoltoso da prendere l'ultimo laione, perché... Cioè, è molto tipo ribelle. Molto ribelle, pericoloso quasi. Odia la cattura. Molto, molto, molto. È tipo... dove si nasconde di solito? Usa... Stai zitta te, non mi seguire. Cosa? Usa nascondersi nell'erba alta di solito. Gli piace proprio. Ah, no, ok. L'erba alta, capito? E poi devi stare molto attento perché ha una mossa. Chi cacchio era? Era Mario. Fermati! Se si sente minacciato, tende ad attaccare. Cioè, l'unico modo per catturarlo con successo, praticamente, è coglierlo di sorpresa, capito? Quello è l'unica maniera. Capito? Va bene.
Un po' più sveglio, Mario Barella. Altrimenti qua ci addormentiamo tutti. Mi sparano da tutte le parti. Ho capito. Cerca di migliorare allora in questa tua caratteristica. Hai un altro furgone, Mario? Prendi un altro furgone, dai. Sì, ma ti stavo a cercare piedi in mezzo alle case. No. Devi prendere un furgone, un nascondino. Se uccido Loki, vale doppio. Non vale assolutamente doppio. Loki si deve contare le dita dei piedi. Neanche. Vieni qui, sbrigati, prendi un furgone e continua la ricerca dell'Aione. Mi raccomando. Eccomi, Una ricerca che sia vincente e in fretta, perché non è che possiamo andare avanti 3 secondi, 300 anni. Anna? Qua, sì? Mi hai sparato alle chiappette. Anna, sei simpatica come una vite nel sedere. Quindi mettiti lì e stai ferma, non rompere le scatole. Sì. Che tanto guarda che Mario, lento com'è, ci metterà almeno altri 10 minuti a trovare, a capire dove sono. Non Mario, mezzo, ti do un indizio. Ti do mezzo. Un indizio. Sono vicino alla zona iniziale, ok? Ti ho visto. So. Quando hai preso il furgone adesso, ti ho visto, ok? Ah, okay, quindi stai di qua. Sono abbastanza vicino. Anna, vattene via, ok? Sono la zona iniziale, via! A contarmi le piede. Via! Oh. Dai, di qua, Anna, sta qua su, quindi starai là. Ma guarda che sei no, ma non mi avevi neanche visto, Mario. Non stavo a guardare i furgoni. Ti avevo visto correvi a piedi prima. Mamma mia, Mario, caro. Vabbè, Mario non ha vinto. Finisce quel video perché sta venendo notte. Lion, Loki, Mario, Anna. E basta. Aia, Mario, non mi puoi prendere. Ma aspetta, ho dato un pugno all'aria. Ma Mario, guarda, c'è pure il giubbottone di proiettili. Sì, ma non vale. Lion out. Ho vinto. Ciao. Taglierò la parte dove Mario vince. No.